Fallo. Ho detto fallo. Mega. Non farlo. Se lo ammazzi, perdere tutto ciò che hai costruito in questi anni. Spara. Spara. So che potrebbe non essere un buon momento, ma avrei bisogno di farle qualche domanda. Sono qui per questo, prego. In che rapporti era con il signor Pierce? Eravamo sposati da 6 anni. E lei era presente quando è stato ucciso? Sì, ho chiamato io la polizia. Per quale motivo vi trovavate in casa del signor Piper? Avevamo un piano per incastrarlo. Alla fine è andato tutto storto. Ha mai notato dei comportamenti strani da parte di suo marito? Qualcosa che potesse farlo insospettire? No, perché? Scusi un attimo. Pronto? Signor Piper. Sì. Ho bisogno di vederla. Un attimo solo, il tempo di arrivare. Mi scusi. Telefonata importante. Non credo che questi siano affari suoi. Comunque, per il momento l'interrogatorio finisce qui. Continueremo un altro giorno. L'interrogatorio per il momento finisce qui. Mi dica se ci sono novità. Signor Piper, sono giunta alla conclusione che l'unica soluzione per lei sia quella di ottenere l'infermità mentale. Tutto qui. Vuole prendermi in giro? No, credo che sia la scelta migliore. Migliore per chi? Per lei e i suoi amici, forse? Sto cercando di venirle incontro. No, lei lo sta facendo i suoi interessi. Con quello che la pago, mi aspettavo di meglio. Ho esaminato il suo caso e credo che la situazione sia molto delicata. Lei sa con chi sta parlando? Io sono Carl Piper, brutta idiota. Devo convenire che questo non sia un buon momento. E se mi rifiutassi? Allora faccia come crede. Ma le do un consiglio. Se ne vada, finché è tempo a farlo. Allora, spero che sia un valido motivo per avermi fatto venire qui così urgentemente. Stai tranquillo. Se ti ho chiamato c'è un motivo molto importante. Davvero? Vorrei proprio saperlo. Ho fatto delle ricerche e ho scoperto qualcosa di interessante sui fantasmi. Esattamente cosa? I nomi che abbiamo sono solo pesci piccoli. I pezzi da 90 non sono ancora usciti allo scoperto. E sei sicuro di questo? Sono più che sicuro. E adesso non ti ho chiamato solo per questo. Mi serve che tu mi faccia un piccolo favore. Io ti segnalerò dei nomi e tu dovrai utilizzare questi nomi per svolgere delle ricerche. Una volta fatto ciò, mi porterai tutti i fascicoli del caso. Ma sei matto? Ma non lo sai che cosa rischio se faccio una cosa del genere? Ma tu pensa cosa guadagneresti se tutto va a buon fine? Tutti i fantasmi in prigione. Non è una brutta idea. Sì, ma penso proprio che il gioco non valga la candela. E io penso il contrario. C'è un'altra cosa. Non sei l'unico a sapere della mia morte. Questa è proprio una bella notizia. Ed è meglio andare. Questo posto non è sicuro.
È lui. Le informazioni a compenso sono tutte. Deve essere un lavoro pulito. Senza tracce. Sì. Hai capito bene?